Campionati nazionali paralimpici di tennis e tavolo. Settimana scorsa ve li abbiamo presentati nel servizio di Lorenzo Chierici e andiamo a tracciare un bilancio di questi campionati che si sono conclusi domenica a Cadelbosco. Grande successo dei campionati italiani paralimpici di tennis tavolo che hanno avuto luogo da giovedì 4 a domenica 7 aprile. Alla presenza di quasi 200 atleti che si sono cimentati nelle varie specialità, arrivando alle sfide finali di domenica, la giornata più emozionante, all'insegna delle gare in piedi dove i vari pongisti hanno dimostrato qualità tecniche eccellenti. Sia la conferenza stampa di apertura, sia l'ultimo giorno di gara, quindi al momento delle premiazioni, era presente Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione Emilia-Romagna, che si è complimentato con gli organizzatori, con i tecnici e con i tanti atleti che sono scesi in campo per la riuscita della manifestazione. Tutti i vincitori delle singole categorie, in piedi o in carrozzina, hanno guadagnato il pass per le Paralimpiadi di Parigi 2024. All'evento era presente anche il sindaco Luigi Bellaria di Cadelbosco Sopra. Sentiamo a tal proposito proprio il sindaco Bellaria, oltre a William Santini, presidente dell'Arsenal Cadelbosco, nonché della FITE regionale, uno degli organizzatori principali dell'evento. L'amministrazione comunale, siamo molto soddisfatti perché tutto è andato liscio, tutto è andato molto bene, tutti sono rimasti molto soddisfatti e contenti, sia gli atleti ma anche gli organizzatori, quindi per noi è stato un grande successo ospitare tutte queste persone e anche tutta la comunità cadelboschese, quindi molto contenta, proprio perché ci tenevamo a farlo tutto, così è stato. Quindi io ringrazio Luigi Santini, che è uno degli organizzatori principali di questa manifestazione paralimpica, e lascio a lui la parola per gli ultimi ringraziamenti. Ringrazio il sindaco Luigi Bellaria per l'ospitalità del palazzetto del comune di Cadelbosco Sopra. Voglio ringraziare tutti i partecipanti e gli accompagnatori per la bellissima manifestazione che si è svolta dal 4 al 7 di aprile a Cadelbosco Sopra, nella palestra appunto. Manifestazione che lascia un vero segno positivo per la presenza di atleti che ha superato ogni limite di tutti i tempi, con tutti gli operatori volontari che hanno aiutato la società Tennis Tavolo Arsenal a portare avanti tutto questo, e un ringraziamento particolare alla FITE, Federazione Italiana Tennis Tavolo, e al Comitato Regionale dell'Emilia Romagna. Il servizio non aveva un audio eccezionale, ma insomma siamo riusciti ugualmente a percepire le parole del sindaco e di Santini. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, dopo parliamo di pallamano.